Ciao a tutti da Saburo24 e bentornati sul mio canale. Come potete leggere, Hearthstone è il nuovo gioco della... Sedia al focolare. Mi ha interrotto, eh. Oh, missione di oggi. Porta un qualsiasi classe a livello 10, affronta 3 partite in modalità gioco. Va bene, le farò. Allora, come dicevo prima, questo Hearthstone, il nuovo gioco della Blizzard, però è ancora in fase beta. Il bello è che è un open beta, da poco, da pochissimo direi. Che dire di questo gioco? L'ho provato ieri e mi è piaciuto tantissimo e quindi ho voluto creare questa nuova rubrica, non so se già l'avevo creata, spero di no, e appunto dei giochi consigliati. Oh, perbacco, il nome del canale. E come primo titolo che voglio consigliare... E ovviamente Hearthstone. Perché? Perché è un gioco di carte veramente semplice, fantastico e super divertente. Ha delle animazioni bellissime. Comunque andiamo a vedere tutto del gioco. Innanzitutto abbiamo la modalità gioco per affrontare comunque o amici o avversari veri. Quindi selezionando questa modalità, vedete, vi darà i vostri mazzi che avete già creato. Ovviamente potete... usare i mazzi base, i mazzi personalizzati, poi vi faccio vedere come si crea un mazzo. Scegliere se la partita non classificata o classificata. Quindi torniamo indietro. Per i principianti c'è anche la fase, ovviamente c'è un tutorial iniziale con 6 missioni. Dopo aver finito il tutorial, quindi sarete assolutamente francese, sono diventate. Comunque, una volta superato il tutorial sarete pronti per affrontare le partite multiplayer. Però per chi non si sentisse ancora di affrontare giocatori veri, può affrontare la CPU. Quindi di nuovo selezionate o un mazzo base o un mazzo che vi siete creati voi, per esempio mago, e possiamo scegliere chi affrontare, è addirittura o normale o esperto. Ovviamente dovete prima affrontare tutti questi, queste CPU, quindi sono comandati questi giocatori dalla CPU, dal computer, e una volta battuti tutti vi darà la modalità esperto per allenarvi ancora di più. Cosa c'è da far vedere anche indietro? Beh, innanzitutto dopo il gioco vedremo. Collezione personale. Ah, scusate, l'arena. Praticamente l'arena serve, è una specie di, appunto, arena dove potete affrontare giocatori multiplayer. Però per affrontarla avrete bisogno di 150 monete. L'oro si guadagna ovviamente con delle missioni. Avete visto all'inizio del video, c'erano 2 missioni da fare e vi daranno appunto i soldi, l'oro, che poi potrete utilizzare o per il negozio virtuale, quindi comprare pacchetti, bustine, eccetera, o affrontare l'arena, il quale il prezzo è 150 monete d'oro. Più ne vincete, quindi più nemici sconfiggerete, persone vere ovviamente, sconfiggerete nell'arena, e più aumenterà il vostro premio. Quindi addirittura potrete avere 5 bustine, 6 bustine, solo al prezzo di 150 monete. Una bustina costa 100 monete nel negozio, quindi l'arena è molto molto appetibile da tutti i giocatori. Andiamo a vedere un attimino il negozio che ancora non ho visto. Allora, una busta 100 monete, 2 buste 2,69 euro, 7 buste 8 euro, e così via. Rispetto ad altri giochi di carte come Dual Champions eccetera, non è così non è molto caro come gioco, anzi. Poi comunque vi ripeto, ci sono i soldi virtuali, quindi potrete anche non spendere niente. Allora, come si esce dal negozio? Ok, direi di fare una partita contro la CPU selezionando uno dei miei mazzi preferiti. Ah, è vero, non vi ho fatto vedere come si crea il mazzo. Allora, il mazzo, innanzitutto dovete scegliere il vostro eroe, quindi qui sopra potete leggere druido e c'ha queste carte abilità. Proprio sono sue e basta, solo il druido le puoi utilizzare. Poi c'è, andiamo a vedere, il cacciatore che ha solo queste carte sue. Poi ovviamente ci sono quelle basi che possono utilizzare tutti, ma queste sono solo sue, del druido. Ognuna ovviamente ha le sue caratteristiche, alcuni mostri, alcune magie, eccetera eccetera. E così via, possiamo scegliere il mago, possiamo scegliere il paladino, quello che si vuole, insomma. E una volta, per esempio, facciamo il druido. Selezioniamo il druido e mettiamo, per esempio, nuovo mazzo. Druido. Scegli.
E mettiamo, che ne so, tieni due cristalli di mana solo per questo turno. Buona. Addirittura costa 0 mana, quindi è ottima. Poi abbiamo più 2 all'attacco dell'eroe per questo turno e più 2 all'armatura. Anche questa è buonissima, così il nostro eroe può attaccare. Fornisce un cristallo di mana vuoto. Come fornisce un cristallo di mana vuoto? Ah, credo sia buono lo stesso, non l'ho capita però. Più 2, un progressivo e un servitore. Perfetta. Rigenera 8 di salute. Una volta date le magie possiamo vedere che abbiamo 2 carte di livello 0, 2 carte di livello 1, 4 carte di livello 2, addirittura 2 di livello 3. È importante fare un mazzo di livello basso perché sennò poi non si riesce all'inizio a giocare bene, in quanto le carte più forti richiedono più mana, che si avrà solo in late game e non in early game. Allora, una volta fatto le carte magie appunto del druido, possiamo scegliere le bestie. Vedete, un mostro di livello 1. Ne mettiamo altri 2 di livello 1 ed è perfetto. Poi passiamo al livello 2. Questa è una buona carta. Vediamo cosa c'è a livello 2 di buono. Vediamo. Vediamo. Questa non è male. Provocazione. Questa addirittura carica. Comunque sia, dai, avete capito, potete fare completamente il vostro mazzo. Vedete, qui ci sono i livelli, cioè il mana richiesto, quindi mi raccomando, non fate solo mostri potenti, ma mettete anche mostri scarsi. E poi ci sono tantissime altre carte, vedete, proprio tante. Come qualsiasi altro gioco di carte. Il massimo del set sono 30 carte, ovviamente. Però direi subito di iniziare un combattimento, quindi selezioniamo il mago, uno dei miei mazzi preferiti. Mettiamo normale, va, e mettiamo chi? Mettiamo il cacciatore. Bello, bello tosto. Oddio, qua sembra Bioshock. Guardate adesso quanto è bello, perché ci sarà... Sentite. Jaina contro Rexxar! Che figata. La caccia abbia inizio. L'hai voluto tu. Allora, il giocatore avversario inizierà per primo, però noi abbiamo ricevuto una carta extra. Quindi chi inizia per primo ha meno carte di quello che inizia per secondo. Quindi non è così male iniziare. Come potete vedere, le carte che abbiamo in mano non sono tanto forti. Però la cosa essenziale all'inizio della mano, cioè proprio l'inizio del game, è avere carte di livello basso, se no non riusciremo a evocarle. Quindi direi che questo mazzo non va bene, va più che bene, è ottimo. Queste carte qui che mi sono capitate in mano, quindi teniamole, non le cambiamo. In più mi viene regalata una carta moneta, perché inizio secondo, che mi dà un cristallo. Vediamo. Guarda le prime 3 carte del tuo mazzo e pescane. Bella carta. Tocca a me. Allora, come potete vedere, ogni turno aumenterà sempre di più il mana. Per il momento ne abbiamo solo uno. E vorrei tanto evocare questa di creatura, che bella forte, Raptor coda rossa. Solo che per evocarlo mi serve 2 di mana, io non ce l'ho, quindi usiamo la moneta, che mi costa 0 e mi darà una moneta di mana. E possiamo evocare il Raptor. Finito. Finito. Guardate le animazioni. Se tocco qui, per esempio, guardate. Qui posso far cadere il masso. Ah no, non cade, però si muove. Vediamo qui. Qui si accende il fuoco. La bandiera. Vediamo qualcos'altro. Non lo so, qua no, mi sa di no. Qui. La catapulta. Che figata. Che figata. Ah sì, poi dobbiamo addirittura caricarla. Il cancello. Vedete, quindi le mappe dello scontro saranno tante e sono veramente belle, perché sono animate, particolari. Anche le animazioni sono particolari. Comunque dobbiamo passare il turno. Questo cinghiale ha l'abilità carica, quindi può attaccare immediatamente. Ovviamente aveva 1 di vita, il mio Raptor ne aveva 3 di attacco, quindi l'ha distrutto e mi è rimasto 1 di vita. Vediamo cosa mettere. Metterei subito questo che ha provocazione. L'abilità provocazione impedisce di attaccare qualsiasi altro mostro o il mio eroe, perché deve attaccare per forza questa carta prima, perché appunto ha provocazione. Quindi è ottima. In più andrei a mettere il mago. Sentite il mago, sentite il mago napoletano.
Qualcuno ha chiamato dottore. Qualcuno ha chiamato dottore. Bellissimo. Cioè, proprio bello. Curiamo il nostro raptor e attacchiamo i suoi life point. Finito. Ovviamente queste due carte non possono attaccare in quanto sono state messe appena adesso. E come avete visto, ogni creatura ha le sue abilità. Questa mi ha rigenerato la salute del raptor, quindi solo una volta messa in campo può farlo. Questo invece è un difensore, quindi ha l'abilità provocazione. Il nemico non mi può attaccare né l'eroe né il raptor e il mago, perché ovviamente dovrà attaccare per forza lui. Passiamo il turno. Anche questa creatura ha la provocazione, quindi dovremo per forza attaccare questa. Non possiamo attaccare l'eroe. Allora, vediamo un po'. Questa mi sembra un'ottima carta. Ok, dobbiamo stare attenti perché vi spiego il motivo. Se per esempio volessi attaccare con il mago questo gorilla, non so cosa sia, cioè riuscirei a fargli danno, 2 di danno. Però la mia creatura morirebbe in quanto ha 1 di vita e il suo danno è 1, quindi morirebbe. Il velociraptor invece no, perché resisterebbe, perché ha 2 di vita, quindi gli rimarrebbe 1 di vita. Quindi possiamo attaccare con il velociraptor. Possiamo anche attaccare con il nostro difensore in quanto ha 2 di vita, quindi riuscirebbe a resistere all'attacco. Perfetto, ora con il mago possiamo attaccare i life point. Passiamo il turno. Finito. È molto semplice come gioco, ma è anche molto bello. Ne ha messo un altro, maledetto. Maledetto, ora non posso attaccare più col mio velociraptor. Allora, questa è un'ottima carta, proprio quello che ci voleva. Infligge 3 danni suddivisi casualmente tra i personaggi del nemico. Ok, 2 life point all'eroe nemico e 1 allo scimpanzé. Avrei preferito tutte e 3 allo scimpanzé, però pazienza. Con un attacco con questo grizzly possiamo completamente distruggerlo. 3 di attacco, 3 di vita. Perfetto. In più abbiamo questa creatura che ha l'abilità carica, quindi possiamo attaccare nello stesso momento in cui la piazziamo. Vedete? Invece di dormire possiamo già utilizzarla. Quindi speriamo un attacco di 3 punti ai suoi life point, che ormai sono 14. Finito. Aia. Questa carta infliggeva 2 di danno a dei mostri, tipo 2-3 di danno, quindi mi ha fatto male. Bella questa carta, lo Yeti. È bella perché ha 4 di attacco e 5 di vita, quindi è bello imponente. In più costa pochissimo, 4 di mana. Perfetta come carta. Ovviamente andrà a dormire perché non ha l'abilità carica, quindi dobbiamo aspettare il prossimo turno. Vediamo. Se attacco con qualsiasi del mio mostro il suo lupo, ovviamente morirebbero le mie creature in quanto hanno tutte 1 di vita. E lui ha 1 di attacco. Però possiamo, dato che il mio eroe nemico non ha una carta con provocazione, possiamo attaccare direttamente i life point dell'eroe avversario. Guardate, senza attaccare il lupo. Invece il nemico non può attaccare i miei life point in quanto ha una carta con provocazione. Quindi il suo lupo, se dovesse attaccare al suo turno, dovrà attaccare per forza la creatura con provocazione. Meglio di così non vi posso spiegare, raga. Quindi ok, wow. Wow, vi dico cos'è accaduto adesso, eh. Maledizione. Allora, questo lupo ha l'abilità, le tue altre bestie hanno 1 di attacco. Qui sotto, tra la vita e l'attacco, non so se vedete la goccia rossa di sangue e la spada lì con la pallina gialla, proprio a fianco c'è scritto bestia. Anche sul coccodrillo c'è scritto bestia. Qui non c'è scritto, come potete vedere, e qui c'è bestia. Quindi dà 1 di attacco a tutte le bestie nel suo campo. Quindi per quello il suo cinghiale ha 2 e l'alligatore lì, il coccodrillo, c'ha 3. Noi possiamo fare qualcosa di simile piazzando questa carta. Grido di battaglia, +1/+1 di difesa a un altro tuo servitore a scelta. Quindi piazziamolo. Ovviamente scegliamo lo Yeti, che già è cazzuto di suo. Vediamo cosa possiamo fare anche. Allora, dobbiamo ragionare. 5
7. Ok, è finita la partita. Perché lui, non avendo provocazione, posso attaccare direttamente i suoi life point. Però prima mi voglio divertire un attimo. Ammazziamo questo. Così gli diminuisce l'attacco. Attacchiamo con il mio Yeti direttamente sui life point. Vittoria. Come potete vedere, il gioco è veramente divertente, molto bello. E più avanti si va, e più ovviamente si sbloccheranno carte, si sbloccheranno tante cose nuove, insomma. E io, proprio per concludere questo video, vorrei fare un'altra sola partita per farvi vedere un altro po' il gioco. Quindi facciamone un'altra. Scegliamo, che ne so, uno a caso. Anche l'assassino andrebbe bene come avversario, dai. Il ladro, scusate. Sì, è bello tosto il ladro. Ecco, ritorniamo a Bioshock. Jaina contro Valera. Valera. Guardati le spalle. L'hai voluto tu. Stavolta, invece di ricevere la carta, cosa che ha fatto il mio avversario, abbiamo ricevuto quello che inizierà per primo. Io cambierei questa carta, anche se è potentissima, purtroppo è di livello 4, quindi non riusciremo a utilizzarla all'inizio. E anche l'intelletto arcano. Ecco, c'è andata peggio, forse erano meglio quelle carte di prima, perché abbiamo ricevuto altre due carte di livello 4, siamo nella merda. Addirittura una carta di livello 6. Questo succede quando si hanno troppe carte potenti nel mazzo, o addirittura una sfiga allucinante. Passiamo il turno, non possiamo fare niente, abbiamo uno di mana. Ecco, lui già comincia a mettere provocazione. Ah, meno male, almeno il Velociraptor. Passiamo il turno. Fa tornare un servitore nemico nella mano del tuo avversario. Wow. Bastardo. Non vi ho detto una cosa. Ogni giocatore ha un... ogni eroe ha un'abilità speciale. Questo eroe qui, il ladro, gli equipaggia un pugnale di 1 di attacco e 2 di difesa, proprio all'eroe. Quindi con l'eroe può attaccare sia i miei life point che le mie creature. Il mio eroe invece infligge un danno. È un'abilità un po' stupida, però meglio di niente, insomma. Vediamo, io direi di mettere il Velociraptor per il momento. Anche se... no, sì, Velociraptor. Ok, basta così. Wow, più 2 all'attacco della tua arma. Attacco. Aia. Le cose si stanno mettendo abbastanza male per me in questo momento. Però dai, non ci dobbiamo arrendere. Mettiamo lo Yeti, che finalmente possiamo utilizzare, bello forte. Carico pronto a colpire. Maledizione. Pronto all'azione. Ogni colpo un Spero ti piaccia la mia invenzione. Spero ti piaccia la mia invenzione. Maledizione, guarda quante carte ha pescato. Ok, era ora. Abbiamo 6 di mana e non vedevo l'ora di piazzare questo campione dell'arena. È una carta potente perché ha 6 di mana richiesto, quindi è bello cozzuto. Piazziamolo subito sul campo. E come se non bastasse,
ha pure provocazione, l'abilità provocazione. Quindi tutte le sue creature, anche il suo eroe, dovranno attaccare per forza la mia creatura. Come non detto. Cazzo. È tosto sto stronzo, è veramente tosto. Però non mi arrendo. No, non mi arrendo, no. Allora, direi di utilizzare questa per pescare tre carte. Questa sarebbe utile se non attacca il suo eroe, proviamola. No, maledizione. Avrei potuto fare più vittime là, però peccato. Ma questa sarebbe sprecata. Mettiamo questo. Qualcuno ha chiamato dottore. Curiamo il nostro eroe, quindi meno male, almeno quello. E distruggiamo lì questa carta. Con l'abilità del mio eroe. Perfetto. Diciamo che la situazione si è ristabilizzata un pochettino. Come non detto. Ho bisogno di una carta forte, veramente forte. Dobbiamo purificare il pozzo solare. Ok, questa carta, non so se ve la ricordate prima, dava uno di attacco e uno di difesa, l'ho dato al mio grizzly, che adesso è bello tosto. In più c'ha provocazione, quindi tutte le sue creature e il suo eroe, come ho già detto prima, dovranno toccare per forza il mio grizzly. Vediamo cosa possiamo fare. Potremmo piazzare il mago, ma sarebbe sprecato, perché dopo dobbiamo curare sicuramente qualche creatura al nostro eroe, lo faremo dopo, quindi una volta si può utilizzare quell'abilità. Vediamo, con questo facciamo uno di danno, distruggiamo una delle sue carte, vediamo. Finito. Che palle così però, dai. Cioè, che carte. È la madonnina. Cioè, veramente, raga, guardate. Basta. Fanculo. E la madonnina. Mi sta veramente distruggendo. Allora, un'idea ce l'ho. Andrebbe messo questo più questo. Dovrei... No, resistere no, però... Ok, utilizziamo questa. Beh, innanzitutto mi serve provocazione immediatamente. Quindi andiamo a mettere sto grizzly. Sì, credo sia una buona idea. Così se mi attacca al prossimo turno questa bestia morirà, perché la mia creatura ha 3 di danno, la sua è 3 di vita adesso, e quindi dovrei distruggerla. Possiamo piazzare anche il mago volendo, così sì, abbiamo 2 di danno per il prossimo turno e curiamo il nostro eroe. Finito. Perfetto. Vediamo se adesso ha di nuovo quelle carte. Passami quella chiave ad arco. Vabbè. È tosta, eh? È veramente tosta. Allora, andiamo a piazzare questa creatura intanto. È il momento di spargere un sangue. Dobbiamo purificare il pozzo solare. Non ho abbastanza mana. Ho notato. Ho finito. Ghost Alpha intanto ci scrive: vedo che ti ha preso parecchio. Vediamo se la CPU riuscirà a inventarsi qualcosa per sconfiggermi. Io ci sto provando in tutti i modi per...
Ma c'ha un culo bestiale sto. Sì, direi di fare così. Innanzitutto abbattiamo questa carta di merda. Poi piazziamo il nostro raptor e questa carta che ha carica. Andremo a attaccare direttamente sui life point perché dobbiamo cominciare a toglierli, perché sennò qui si perde. Lasciamo stare le sue creature, che al momento ne ho più io, quindi ho il vantaggio di fare più danni a lui. Allora, che cosa è successo? Se non sapete cosa è successo, possiamo andare a rivedere qua. Allora, ha evocato questa maga che evoca automaticamente un mini drago meccanico, infatti lo vediamo lì. Poi ha usato di nuovo l'abilità dell'eroe. Ha ucciso con il suo raptor il mio di raptor e direi basta. Sì, ok. Questa cosa fa? Infligge 3 danni e congela. Direi di utilizzarla su questa creatura in modo da non... Sì, così non può fare niente al prossimo turno. Anzi, sai che vi dico? Non c'è bisogno, perché in caso mettesse una creatura forte, poi saremmo veramente nei guai. Quindi utilizziamola nel vero momento in cui ci servirà. Cacchio, sono un po' indeciso. Se attacco adesso faccio 6 di danno ai suoi life point. Se attacco le sue creature invece non riuscirei a ammazzarne neanche una. A meno che... Sì, a meno che... Chi devo uccidere? Assaggia il mio acciaio! Non voglio che mi distrugga la mia carta, quindi dovrò sacrificare questo. Ora ho 6 di danni da fare ai suoi life point. Speriamo di che non metta altri mostri. Carico e pronto a colpire. Chi devo uccidere? Tanto abbiamo attaccato i suoi life point. E direi anche... passare il turno. Anzi, infligge 3 di danno e congela. Vediamo se si può fare qua. Sì, si può fare al suo eroe. Perfetto, non lo sapevo. Quindi non potrà fare niente al suo eroe. Merda. Non ci voleva. Oh, abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Questa carta può infliggere 6 di danno a qualsiasi bersaglio. Quindi andremo a selezionare il suo eroe. Gli è rimasto 1 di vita. Quindi andremo a utilizzare l'abilità del mio eroe che infligge 1 di danno esattamente al suo eroe. Fanculo! Bella. Ho ricevuto delle carte ricompensa. Congela i personaggi che danneggia. Bello. Un elemento elementale dell'acqua, una creatura. E ne ho ricevute addirittura 2, buono. Che dire, questo Hearthstone, ovviamente avete visto solo le battaglie contro la CPU. Quindi le battaglie contro i giocatori quando vi creerete il vostro mazzo saranno veramente epiche e bellissime. E questo gioco è veramente consigliato a tutti, anche perché è un free to play, quindi è un gioco veramente gratis. Le bustine si possono acquistare con i soldi virtuali che andrete a guadagnare facendo le missioni, quindi state tranquilli che non è un se paghi vinci di più, no. E niente, votate, commentate e fatemi sapere se l'avete provato. Ciao ragazzi!
Grazie.